La SD Sulmona Futsal, fondata nel 2015, dopo 3 anni di attività, raggiunge il livello più alto con l'accesso alle Final Four della Coppa Italia di Serie C2. La qualificazione è stata ottenuta grazie al doppio successo contro il Futsal Ripa per 6-4 all'andata e per 4-3 nella sfida di ritorno dello scorso martedì. Un traguardo importante che pone alla ribalta lo sport della Valle Peligna grazie alla squadra di calcio a 5 della città di Sulmona che rientra tra le migliori 4 abruzzesi della competizione. Il programma delle Final Four prevede le semifinali sabato 5 gennaio e la finalissima domenica 6 che si disputeranno tutte nella prestigiosa struttura del Palaroma di Montesilvano a dimostrazione dell'elevata qualità dell'evento sportivo. Nella semifinale del 5 gennaio il Sulmona Futsal giocherà contro il Tollo che si è qualificato battendo ai quarti la Dinamo Faras di Silvi sia all'andata che al ritorno. Antonio Silvestri, il portiere del Sulmona Futsal, per te che giochi ormai a certi livelli da diverso tempo, che cosa significa accedere a questa competizione importante? Beh, sinceramente è sempre un bel traguardo arrivare a giocare Final Four in palazzetti importanti che ospitano anche categorie superiori. Sono felice di essere venuto in questa società che è molto ambiziosa e da ogni punto di vista una fortuna per Sulmona avere una società del genere, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista dello spettacolo, perché comunque portare giocatori di livello e di categorie assolutamente superiori come Ruscitti o anche altri miei compagni è sempre un onore per una città. Sono contento che siamo riusciti a dare questa soddisfazione al mister, alla società e ai tifosi. E speriamo di riuscire a dare a questa città tutte le gioie che merita, perché Sulmona merita una piazza molto più importante della C2. Una qualificazione storica! E adesso i festeggiamenti, il saluto tra i tifosi e giocatori. L'ambiente del Sulmona Futsal sta facendo registrare quest'anno maggiore entusiasmo con il numero degli spettatori al Palasport dell'Incoronata cresciuto nelle ultime settimane. La dirigenza si augura che la città intera capisca l'importanza del lavoro che si sta svolgendo per promuovere l'immagine di Sulmona attraverso lo sport. Oltre alla Coppa Italia, la squadra in campionato è seconda in classifica a meno 1 dalla vetta. Soddisfatto il tecnico raianese Benjamin Fonte per lo score positivo che sta collezionando in questo primo anno alla guida del Sulmona. Era questo il rendimento che si aspettava fino a questo punto della stagione? Sì, questo è al momento è il rendimento dei punti che mi aspettavo. Mi aspetto qualcosa di più a livello di gioco, i ragazzi lo sanno, però vedo che c'è quello spirito costruttivo che raramente ho trovato all'interno delle squadre, supportate da una società che io ripeto, questa società è fantastica.